parte di Momenti in Radio, terza parte dedicata alla Sicilia con la nostra scrittrice Maria Grazia Innecco, che tra l'altro in questo periodo è proprio in Sicilia. Qualche giorno fa è stata a Rometta per presentare il suo libro che racconta di questa bellissima isola, e oggi è ad Adrano. Intanto benvenuta Maria Grazia, come stai? Ma come posso stare male? Sono in una terra con un sole, con un caldo, con una meraviglia circondata di persone divine che mi hanno fatto percepire delle atmosfere di accoglienza che non mi aspettavo. Cioè, ormai l'ho capito com'è la Sicilia, però è sempre stupefacente. Ogni volta io dico, ma ti devi trasferire, è inutile, ormai ti devi trasferire. Tutto il tempo proprio? Tu dici che poi non mi tento? No, vabbè, ma pian piano io aumento, tutte le volte che vengo sto una settimana in più, cioè, ecco. Questa è la regola, no? Adesso siamo a 3 settimane, possiamo fare un mese, cosa devo fare? E oggi sei ad Adrano, in questa bellissima città. Esatto, questa città che è stata una sorpresa assoluta per me, perché francamente non me l'aspettavo così interessante. Allora, intanto diciamo che siamo ai piedi dell'Etna, fa parte del parco dell'Etna, è una bellissima cittadina, un po' dimenticata forse dal circuito turistico, ma stiamo lavorando perché rientri a pieno titolo, perché intanto è all'interno del circuito anche dei castelli. Ci sono 20 città con 20 castelli qui intorno che si stanno un pochino dando la mano. Siamo appena stati oltretutto a fare una presentazione, ma non del libro. Noi non andiamo in giro presentando il libro, andiamo in giro parlando di Sicilia, e io, oltre che agli adulti, sai che lo voglio sempre fare anche ai ragazzi, così mi hanno portato in una scuola superiore che è un istituto di agraria. C'erano una trentina di ragazzi, anche qui con gli occhi belli sbranati. Abbiamo già deciso di fare delle cose in autunno, nella primavera prossima assieme, di fare delle gite assieme, mi sembravano davvero interessati. Quindi continua il lavoro di propagazione della informazione, soprattutto di quanto è importante e bella la Sicilia e quanti siciliani dovrebbero conoscerla. E soprattutto far conoscere la Sicilia ai siciliani, questa è una cosa meravigliosa, perché molti siciliani, lo ripetiamo, non conoscono bene la nostra terra. Che cosa c'è da vedere ad Adrano? Guarda, la cosa che mi ha colpito, sai che io sono molto sensibile alla presenza umana dei territori, no? Quindi il monumento mi piace, ma insomma mi lascia un po' così come ero. Invece ieri mattina, con un gruppo oltretutto molto bello, perché la cosa è stata organizzata da Giancarlo Sotera, che è il presidente dell'associazione Sicilia Tour Leaders, che poi vi passerò perché vorrei che dicesse due parole anche lui, ce l'ho qui di fianco. Lui ha organizzato questa cosa per gli accompagnatori turistici della sua associazione e abbiamo fatto una cosa divertente, sembravamo degli scolari in gita, perché con un pulmino del comune siamo andati a fare un po' di giri qui intorno. Allora, la prima tappa è stata una cosa fantastica, la casa museo giardino della Ruvolita del professor Pietro Scalisi. Chi è quest'uomo? Poi quando Mimmo farà il montaggio vi metterà delle foto che ho fatto ieri bellissime. Questo è un 85enne professore d'arte che da tutta la vita accumula, secondo me, conoscenza, e poi ha cominciato a un certo bel punto a rilasciarla creando all'interno di un terreno che era, vabbè, credo assolutamente normale, una casa che ha costruito con le sue mani e un giardino disseminato di opere d'arte fatte da lui, che sono la storia della sua vita ma anche la storia della Sicilia e del territorio adranita. Quindi lui ha fatto, inutile spiegarvelo a voce perché è impossibile rendere la bellezza di questo luogo, ha creato un piccolo paradiso per sé, per la sua signora, che sono sposati da tanti anni ma si vogliono ancora bene, si tengono per mano, che è una meraviglia vederli, e a disposizione di tutti, poco conosciuta, niente conosciuta, però vi assicuro, usando la Pro Loco e il Cavalier Moschitta, che ne è presidente, mettetevi in contatto con i
agli Adriamiti e vi porteranno a vedere tutti, chiunque ci voglia andare, che sia un gruppo, che siano due persone singole, qua c'è la disponibilità assoluta. Il professore ha detto che finché ha un fil di fiato lo dedica al mondo. Dunque, da visitare la casa museo del professore Pietro Scalisi, mi raccomando, esatto, andate, esatto, ad Adrano. Esatto. Poi c'è il ponte dei Saraceni. Quello lo conosciamo, è il Simeto, che è questo fiume che fa da spartiacque, come dall'altra parte, esattamente all'opposto, c'è l'Alcantara, no? Quindi sono i due fiumi che scendono dall'Etna impetuosi. L'hai sentito, tagliano il rumore dei fiumi che scendono? Assolutamente sì, ci sono salita su sto ponte perché è meraviglioso, ci si può andare. Non è un'area tenuta molto bene, qui faccio un piccolo appunto alla comunità adranita, cerchiamo di far qualcosa per rendere un pochino più accogliente e pulita la zona, perché ci sono un po' di pastrocchi l'intorno, ma quando ci si arriva comunque un po' ci si dimentica, perché è bellissimo vedere il fiume che poi appena monte a valle fa delle cascate interessanti, taglia appunto l'ossidiana, ci sono delle gole un po' meno alte di quelle dell'Alcantara ma molto belle, occhio perché può essere pericoloso, quindi non sognatevi di metterci piedi dentro, anche se la voglia di farlo potrebbe essere. Ci sono le correnti, ricordiamo che è sono pericoloso, non ce n'è. Infatti. È un ponte che ha 1000 anni, regge bene, è stato ovviamente un po' rinforzato nel corso del tempo, però insomma chiaramente. Poi c'è questo castello all'interno del quale ieri abbiamo fatto la presentazione del libro, ospitati dal padrone di casa che è il direttore, che si chiama Nello Caruso, una persona favolosa, e abbiamo fatto la visita del museo archeologico, veramente molto bella, e poi siamo nei pressi di Pasqua e qui fanno una cosa che non c'è da nessun'altra parte né al mondo né in Sicilia, si chiama la Diavolata e l'Angelicata, che è questa rappresentazione misto tra il sacro e il profano, perché sono gli angeli che si bisticciano con i diavoli, in mezzo c'è la signora morte che insomma cerca di fare da quasi pacera tra i due, ed è una rappresentazione che viene fatta il giorno di Pasqua due volte ed è bellissima da vedere. Ecco, io non voglio dire più niente questa volta perché vorrei che tu chiedessi qualcosa direttamente a Giancarlo Sotera, se ti va bene. Sì, certo, mi passi a Giancarlo. Te lo passo, ti bacio, ti abbraccio e a presto. Grazie, grazie, grazie a Maria Grazia Innecco. Adesso parleremo con il presidente dell'Associazione Sicilia Tour Leaders, Giancarlo Sotera. Benvenuto a Momenti in Radio. Buongiorno. Qual è la missione dell'associazione? Beh, la missione dell'associazione è un po' complessa, ma a poco stiamo crescendo sempre di più. La nostra è un'associazione regionale di accompagnatori turistici che da qualche anno collabora anche con altre associazioni di categoria, altre associazioni di accompagnatori ma anche di guide, perché crediamo nell'unità e quindi cerchiamo di fare qualcosa insieme, perché da soli non si va da nessuna parte, e quindi ci stiamo muovendo sul territorio per far conoscere ancora di più le nostre bellezze siciliane. Ecco, ma quanto è bella questa Sicilia, lo vogliamo dire? Una cosa che abbiamo solo noi, e quindi il vero accompagnatore turistico e la guida, è vero che trasmettiamo sapienza e conoscenza del territorio, ma dobbiamo essere dei veri ambasciatori, ed è per quello che sono stato preso subito dall'idea di questa unione insieme a Maria Grazia. No, è un po' strana la cosa che accompagnatori turistici cercano di andare insieme a una scrittrice milanese che di Sicilia ormai ne conosce parecchio, però non scrive una guida turistica ma una guida emozionale. Quindi l'idea nostra di questo connubio, di questa cosa che stiamo iniziando a smuovere in Sicilia, è lavorare insieme perché gli accompagnatori possano, attraverso anche le idee di Maria Grazia, no, con questo libro unico, devo dire, smuovere un po' più l'interesse dei nostri turisti e farli sentire a casa, fare scoprire il territorio e le emozioni che questo territorio suscita. Ormai non è più il tempo di avere turisti che vengono qui solo per sentire delle guide parlare del castello
di una storia, di una cattedrale e basta. Bisogna essere qui accompagnatori, ambasciatori di un territorio, e per essere questo si deve parlare di turismo emozionale, turismo esperienziale, ed è quello che l'associazione Sicilia Tour Leaders insieme a Mare Grazia sta cercando di portare in giro di Sicilia. E io vi auguro buon lavoro, intanto complimenti. Grazie. Ancora una volta. Grazie. Per tutto quello che fate, buon divertimento, so che siete in giro. È un divertimento soprattutto girare la Sicilia e conoscere persone che ci collaborano pur di andare avanti e far apprezzare la Sicilia. Quindi quando qui ad Adrano si trovano persone come la Proloco con il Cavaliere Moschitta che cerca di fare di tutto e di più pur di far conoscere la sua città, così come tanti altri imprenditori che ieri ci hanno accolto e fatto sentire a casa, e quella è la nostra missione. Noi vogliamo portare clienti per farli sentire a casa, non per fare vedere un qualcosa che possono leggere su internet o su un libro, ma fare esperienza di questa terra che ce l'abbiamo solo noi. Quindi è la nostra missione che porteremo avanti come associazione, e sicuramente con Maria Grazia ormai ce l'abbiamo tra noi come socio onorario della nostra associazione, quindi il progetto va avanti, e oggi siamo stati portati anche da questi ragazzi che ci hanno chiesto di fare qualcosa insieme per scoprire il territorio, e quindi andiamo avanti così, penso che sponderemo sicuramente. Grazie, grazie al presidente dell'associazione Sicilia Tour Leaders, Giancarlo Sotera, ci risentiremo presto per parlare della nostra terra. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti, buona giornata.